Un cordiale saluto a voi telespettatori che siete all'ascolto ad una nuova puntata di Fatti e Commenti. In questo periodo di difficoltà, di separazione, di distanza forzata, anche di tensione, abbiamo pensato di offrirvi un percorso interessante, quale può essere un reportage, un dossier sulla carta di Assisi. Nei giorni 28, 29 febbraio e 1 marzo si è svolta a Roma una 3 giorni. Ho avuto il piacere e l'onore di partecipare alla sessione di apertura dal titolo Parole non pietre, la lezione della Carta di Assisi nella mattina di venerdì 28 febbraio presso la sede di Civiltà Cattolica. Il pomeriggio dello stesso 28 febbraio, le 2 giornate successive, invece, si sono svolte in altri luoghi, presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa e in alcuni luoghi simbolo di dialogo della capitale, il Centro Culturale Islamico d'Italia e la Fondazione Museo della Shoah. Farò un breve ragguaglio sugli interventi che si sono susseguiti, quindi la mia relazione su ciò che è stato detto, quindi ciò che è già stato fatto, che è già attivo. E invece quali sono i passi da compiere? La Carta di Assisi è stata firmata il 3 maggio 2019 dalle 3 religioni monoteiste, il cristianesimo, l'ebraismo e l'islamismo, dal mondo del giornalismo e dalla società civile, presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa, nella Giornata Internazionale per la Libertà di Stampa. È la prima carta internazionale che si rivolge non solo ai giornalisti e agli operatori della comunicazione, ma a tutti i cittadini, uomini e donne, che sono chiamati a scrivere, a commentare, a fare informazioni in modo corretto e non fazioso, rispettoso della dignità umana e basato sull'uso consapevole dei termini da utilizzare per contrastare i sentimenti di odio alimentati dall'hate speech. Ora capiremo meglio il tema dell'hate speech. Non è una carta deontologica, vale a dire non ha valore di norma, almeno non ancora, anche se è stato espresso in sala il vivo desiderio di farla diventare una carta deontologica perché ribadisce principi e concetti espressi nel testo unico di deontologia del giornalista. È una dichiarazione attualmente una dichiarazione di fratellanza universale contro il muro dell'odio che chiama in causa tutti gli operatori di pace. Quindi questa carta è rivolta a tutti i cittadini, a tutti gli utenti che usano anche molto i social networks, quindi a me e alla stragrande maggioranza di voi che siete all'ascolto. Il documento di Assisi fa esplicito riferimento ad un incontro interreligioso voluto da Papa Giovanni Paolo II il 27 ottobre 1986 ad Assisi, dove si ritrovarono tutti i maggiori rappresentanti delle chiese cristiane e oltre 60 rappresentanti delle altre religioni, compreso il Dalai Lama. Fu un evento storico di grande portata, forse alcuni di voi lo ricorderanno, proprio perché prima di allora nessuno aveva mai organizzato un incontro interreligioso di simile portata. Quali sono i punti della Carta di Assisi? Sono 10, sono i 10 comandamenti contro i muri mediatici che rapidamente vado ad elencarvi. Comprendi e non essere ostile, rettifica se hai sbagliato, difendi la dignità delle persone e dai voce ai più deboli, fornisci sempre dati utili e corretti, le parole sono pietre, usale per costruire ponti, sii portavoce di pace, verità e giustizia sociale. Scrivi per illuminare le periferie del mondo e dello spirito. Usa correttamente il web. Il pluralismo politico, culturale e religioso è un valore fondamentale. E l'ultimo punto, dai corpo alla notizia e portala nelle piazze digitali. Alla sessione di apertura ha moderato padre Antonio Spadaro, gesuita e direttore della rivista più antica d'Italia, La Civiltà Cattolica, ed anche consultore del Pontificio Consiglio della Cultura e di quello delle comunicazioni sociali. Inizialmente abbiamo potuto ascoltare un breve messaggio di saluto di Liliana Segre, che non ha bisogno di presentazioni, la vediamo apparire spesso nei dibattiti televisivi, senatrice a vita, è sopravvissuta alla Shoah e purtroppo è costretta a vivere sotto scorta. Attualmente è la promotrice della Commissione parlamentare per la lotta all'antisemitismo. È stato un brevissimo messaggio di poco più di 3 minuti, ma molto significativo. A seguire hanno avuto luogo i saluti di Guido Dubaldo, segretario nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Raffaele Lorusso, segretario nazionale della Federazione Nazionale della Stampa e Roberto Natale, coordinatore del Comitato Scientifico Articolo 31. Questa è stata la prima parte. Sono
Subito dopo ha avuto inizio la seconda parte con gli interventi dei diversi relatori. Nell'ordine sono intervenuti Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all'informazione e all'editoria. Padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi. Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero delle Comunicazioni della Santa Sede. Mohammed Abd al-Salam, segretario dell'Alto Comitato per l'attuazione del documento sulla fratellanza, il quale però purtroppo non è potuto essere presente in sala, ha mandato un suo videomessaggio proprio perché stava esplodendo il coronavirus e quindi è stato bloccato in Egitto e per il suo ruolo di grande responsabilità non gli è stato consentito di raggiungerci. In sala era presente anche Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, che anche lei ha fatto un suo intervento, Alessandra Trotta, moderatora della tavola valdese, Abdellah Redouane, segretario generale del Centro Islamico Culturale d'Italia. Queste sono le persone che sono intervenute. In sala però erano presenti anche i vicepresidenti dell'Unione Buddista d'Italia e il rappresentante per il dialogo interreligioso Unione Induista Italiana. Infine le conclusioni, delle quali si è occupato, Giuseppe Giulietti, il presidente della Federazione Nazionale della Stampa. Ora abbiamo il piacere e l'onore di avere in collegamento telefonico uno dei firmatari della Carta di Assisi, nonché custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti. Buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera Francesca, buonasera a tutti. È un grande piacere e un onore poter avere il suo contributo anche qui a Teleorte. Io ho avuto il piacere di ascoltarla presso la sede di Civiltà Cattolica la mattina di venerdì 28 febbraio. E quindi le chiedo innanzitutto, padre Spadaro, ecco, ricordo che ci disse che oggi nel mondo c'è un gran bisogno di coesione sociale. Mi farebbe piacere, insomma, che lei, anche qui a Teleorte, nella nostra emittente, facesse un po' conoscere ai nostri telespettatori la visione francescana e che cosa significa sentirsi comunità. Intanto noi promuovendo e firmando la Carta di Assisi abbiamo così condiviso con gli altri firmatari una visione di fondo, altrimenti non l'avremmo promossa, che è la visione di una, sostanzialmente di una società fraterna, una società in cui la comunione tra le persone, la prossimità, insomma, siano la solidarietà, ecco, tutti i valori che vanno a costruire l'essere fratelli e la condivisione dei beni, ecco, forse un pochino il punto di partenza ma anche di arrivo. Sì. E con questo desiderio nel cuore ci siamo avventurati, per cui dopo nella Carta di Assisi emerge in fin dei conti un modello, una metodologia che è comunicativa che sostanzialmente mette in condizioni le persone, sia per il linguaggio che si usa, sia per le modalità, gli atteggiamenti con cui anche si affronta la comunicazione, metta le persone in condizioni di riconoscersi gli uni, insomma, negli altri e consenta anche di creare relazioni, ecco, in una tensione anche creativa, ma ecco, relazioni che possono essere tra chi scrive o chi parla, insomma, chi comunica e chi appunto dall'altra parte ascolta, ma anche tra gli stessi ascoltatori. Ad esempio, una componente fondamentale della comunicazione è informare, ecco, senza distorcere il messaggio o la realtà, in modo che le persone tra di loro possano, conoscendo, anche mettersi in rapporto. Allora, ecco, viene fuori poi anche da questa carta una sorta di, direi anche di idea, ecco, o di modello proprio, di contaminazione vicendevole per rendere possibile quella, in senso buono, la contaminazione. Siamo in un periodo in cui parlare di questo Sì. forse può destare un po' di turbamento, ma in senso buono, nel senso che pensiamo che il dialogo, quando è autentico, mette in moto proprio questo, cioè attraverso una parola viva, l'etimologia della parola dialogo, è possibile
accogliere e trasmettere qualcosa in modo che tra le persone che sono in dialogo qualcosa cambi, cioè qualcosa dell'altro mi venga in qualche modo incontro e in qualche modo diventi mio, così che io possa diventare un po' l'altro, o meglio, mettermi in Certamente. movimento, camminare un po' verso l'altro per incontrarlo veramente, appunto anche in forza di una parola ascoltata, di un qualcosa che mi è stato comunicato. Lei In ha questo parlato. senso la contaminazione Sì. vicendevole. Lei ha parlato dei tre nodi dinamici, io mi ricordo molto bene. Sì, tre nodi dinamici, sì, avevo così molto sinteticamente, però ho presentato tre degli atteggiamenti, tre delle dinamiche interiori che credo siano fondamentali per realizzarlo poi questa coesione sociale o questa fraternità, questa fratellanza, perché in fin dei conti anche tutto questo serve. Tutto questo intendo la carta di Assisi o insomma anche questo incontro attraverso di voi serve se ci aiuta a metterci in cammino per diventare fratelli. Ecco, allora per diventare sempre più fratelli, dicevo questi tre nodi che così ho presentato e che adesso sinteticamente torno a così un po' a Grazie. condividere, sono tra l'altro semplicissimi. Universalità, umiltà, gratuità. Ecco, l'universalità, cioè avere nel cuore un atteggiamento di apertura che porta a non emarginare nessuno, ma a voler anzi raggiungere tutti, includere tutti. C'è un orizzonte personale, anche sociale, largo, il più largo possibile in questo senso l'universalità, con una domanda quindi anche da porre a se stessi appunto per camminare poi in questa direzione della fraternità, e cioè quanto è largo il mio cuore, quanto è largo il cuore della mia comunità dove io vivo, della mia famiglia o della comunità in cui vivo, comunità civile, comunità a volte anche cristiana o comunque religiosa. E poi, appunto, in questo senso c'è qualcuno che rimane fuori, che me lo chieda, perché se qualcuno è fuori da questo sguardo, da questo orizzonte, vuol dire che ancora il cuore non è sufficientemente largo. E di conseguenza anche cos'è che io posso mettere a disposizione di tutti e non di pochi, ecco, quanto posso effettivamente condividere. Ora, l'universalità è il primo. Secondo, l'umiltà, dicevo. Sì. L'umiltà è quella, beh, è una virtù, ma è anche un atteggiamento che spinge sostanzialmente ad uscire da sé per rivolgersi all'altro. È come se al fondo ci fosse la scelta e la convinzione che bisogna rinnegare un po' l'io, per conoscere chi ci sta di fronte, per conoscere un tu, cioè abbassarci un po' per far emergere la bellezza del prossimo. E l'umiltà, da questo punto di vista, è come un desiderio di relazione, sempre rilanciato, sempre rinnovato. Volere la relazione, desiderare la relazione, ecco, è al fondo anche di questa virtù, cioè. Soltanto chi desidera fortemente stare in relazione poi è disposto effettivamente a mettersi un gradino sotto per lasciare emergere l'altro, perché l'altro venga fuori. In questo modo si schiude e si propone il vero sé. In fin dei conti, quando noi non invadiamo troppo, l'io non è troppo gonfio, troppo grande da sovrastare o da voler appunto anche a volte manipolare l'altro, insomma la realtà, quello che è, allora nell'umiltà noi riconosciamo chi siamo veramente, siamo per quanto piccoli ma anche tanto grandi da poter stare appunto in una relazione. E l'umile
ecco, alla fine paradossalmente viene esaltato perché emerge nella sua identità più profonda, più vera, ecco, dove la persona è se stessa, ecco, senza bisogno di dover schiacciare altri come Certamente. dire, brillare sopra gli altri, insomma, ecco, senza dover ricevere gloria da nessuno, perché ecco, la sua vera grandezza sta in questo, nel saper stare nelle relazioni poi. E la terza, la gratuità. Gratuità che è un'attitudine che nasce fin da piccoli, in fin dei conti, che comincia dalla gratitudine quando impariamo a dire grazie e si sviluppa mano a mano che dopo essersi rallegrati per i doni che abbiamo ricevuto, sperimentiamo che è bello anche donare, anzi, mano a mano che impariamo a donare, dopo aver ricevuto doni, impariamo a donare, sperimentiamo che lì c'è la felicità. E allora, ecco, la gratuità può essere educata attraverso la condivisione di risorse, di talenti, di tempo. Oggi è importante condividere tempo. Ecco, un po' in linea con l'umiltà, la gratuità rinuncia a riempire l'io, appunto, perché cerca anch'essa fondamentalmente la comunione, il noi. Ecco, in questo modo riesce a dar vita alla fraternità. Francesco comincia da lì, il Signore mi donò dei fratelli, ecco, e in questa ottica, in questo orizzonte di gratuità, ecco, lui poi comincia il suo percorso da fratello, da frate minore, e la fraternità fiorisce così. Ecco, questo un pochino, dentro questo percorso il punto d'arrivo, ecco, fuori dai nodi dinamici che dicevamo, ma il punto d'arrivo che ci viene restituito è la perla preziosa e inestimabile della gioia, per cui così anche pensando a questo momento così difficile, veramente duro, forse a prendere anche proprio come obiettivo questo di creare, di costruire fraternità per vivere la gioia dell'essere fratelli nonostante la sofferenza, nonostante il momento duro, ecco, credo che possa essere anche una buona meta, ecco, un buon Grazie. punto di approdo per Grazie. tutti. Padre Mauro Grazie Gambetti, io la ringrazio di questo suo contributo e le voglio dire anche che qui ad Orte c'è una fraternità francescana, la fraternità di Sant'Antonio e San Bernardino. a voi. Ah, Chissà che in bene. futuro non sarà possibile un incontro, magari ad Assisi, con lei. Ecco, quindi ci teniamo Speriamo, in vuol dire. contatto. magari ecco, che la nostra fraternità possa anche poter incontrare lei ad Assisi, ecco, nel prossimo Grazie, futuro. lo Va bene, spero, io la. anche perché Sì, sarebbe un segno di grazie. ritrovata serenità per tutti, quindi Grazie. Ci ben volentieri. salutiamo con, Saluto anche ci tutti. Pace salutiamo come diceva San Francesco, pace e bene. e bene. Grazie. Grazie a voi. L'appello di Padre Mauro Gambetti, come abbiamo sentito, è un appello a stappare le nostre orecchie, a dischiudere i nostri occhi e a dilatare il nostro cuore per poter comprendere veramente la realtà e quello che ci circonda. Quello che stiamo vivendo sembra essere diventato il tempo dell'odio, con l'intolleranza che si diffonde, con le cronache che purtroppo si ri riempiono di episodi di violenza, di antisemitismo e di razzismo, di sessismo, di omofobia, di bullismo e atteggiamenti discriminatori nei confronti delle persone disabili. Andrea Martella, che vi ho citato precedentemente, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria e all'informazione, ha detto che solo nel 2019 abbiamo avuto nelle città italiane 251 episodi di antisemitismo, il doppio di quelli registrati 2 anni fa, pensate. L'odio, come altre pulsioni negative o anche positive, è da sempre compagno di viaggio dell'umanità e della sua storia. Però la brutta novità che domina il nostro tempo è che oggi
le persone si sentono autorizzate a dire in pubblico cose che fino a poco tempo fa avrebbero avuto vergogna solo a pensare. In tutto questo non possiamo negare che la rete ha avuto un ruolo decisivo, soprattutto quando poggia sulle fake news. Sentiamo tanto parlare di fake news e di false notizie. Ecco, il linguaggio dell'odio, l'hate speech che dicevamo prima, e le fake news possiamo dire che procedono in parallelo, vanno a braccetto. La rete quindi ha una doppia anima, perché da una parte sicuramente è stata ed è uno straordinario strumento di cultura, di pluralismo, di libertà di informazioni, dall'altra però ha visto crescere al suo interno un lato oscuro a riparo del quale si è rafforzata la base verbale della piramide dell'odio. Questo fenomeno che ha molte conseguenze, ma la conseguenza più importante, parlando proprio del web, è la chiusura degli utenti nelle cosiddette bolle. Vale a dire, ciascuno di noi, grazie a degli algoritmi particolari, entra in contatto solo con le persone, diciamo, che la pensano un po' come se stesso, quindi solo con le persone proprio che la pensano come lui. L'unico modo per bucare queste bolle, per uscire da queste bolle, è la lettura, e questo ce l'ha ricordato anche padre Antonio Spadaro. Contro il dilagare del linguaggio dell'odio e delle false notizie, chi per mestiere usa le parole, chi le sa usare bene, può e deve svolgere un compito prezioso, per non dire decisivo. Diciamo che da un lato l'importanza è quella di saper raccontare bene, di saper scegliere le parole, ma dall'altro lato siamo un po' tutti comunicatori oggi, siamo tutti dei reporter perché siamo nei social. Quindi possiamo dire che dal mass media oggi siamo passati al personal media. Tutti oggi si sentono autorizzati, diciamo, a dire qualsiasi cosa. Internet, a mio avviso, è un riverbero potentissimo di energie in tutte le direzioni, che possono esplodere o in dei frammenti improvvisi o in segni di salvezza. Papa Francesco, citando Papa Benedetto, ha detto che i mass media tendono a farci sentire un po' tutti come degli spettatori, ma in realtà noi siamo attori, sia nel bene che nel male, perché il nostro comportamento ha un influsso sugli altri. Ed ha esortato Papa Francesco così: vi esorto dunque ad operare secondo verità e giustizia, affinché la comunicazione sia davvero strumento per costruire e non per distruggere, per incontrarsi e non per scontrarsi, per dialogare e non per monologare, per orientare e non per disorientare, per capirsi e non per fraintendersi, per camminare in pace e non per seminare odio, per dare voce a chi non ha voce, non per fare da megafono a chi urla più forte. E un altro degli interventi che ho ascoltato, proprio Abdellah Redouane, quello del Centro Culturale Islamico d'Italia, il segretario del Centro Culturale Islamico d'Italia, ci ha detto: basta tenere presente la prima regola, il primo mattone, la prima regola, che è questa: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. E poi lui, come altri, hanno fatto riferimento ad un altro documento, il documento sulla fratellanza umana, che è stato firmato lo scorso anno da Papa Francesco ad Abu Dhabi con il grande imam di Al-Azhar, Al-Tayeb. Il documento sulla fratellanza universale, che possiamo dire che è un po' la sorella di questa carta di Assisi ed è il codice etico dei media per la fratellanza umana. Padre Antonio Spadaro era presente nella delegazione della Santa Sede ad Abu Dhabi e ha detto che è stata un po' una sorpresa per tutti, perché neanche i giornalisti si aspettavano che sarebbe stato, insomma, che questo documento venisse firmato. Ed è un documento che va al di là del dialogo cristiano-islamico. Papa Francesco, visitando la Thailandia e il Giappone, ha portato questo documento con sé e lo ha donato al capo del buddismo in Thailandia e lo ha citato ben 4 volte nel suo viaggio in Giappone. E quindi è un documento che vuole rimettere al centro un concetto, il concetto della fratellanza. È un documento che costituisce un abbraccio tra Oriente ed Occidente, tra Nord e Sud, tra tutti coloro che credono che Dio ci abbia creati per conoscerci, per cooperare tra di noi e per vivere come fratelli che si amano. E questo documento poi ovviamente insiste anche sulla libertà, il dialogo, la protezione dei luoghi di culto, la ferma condanna del terrorismo e ben altri valori fondamentali. Però, come ci ricordava anche Abdellah Redouane, la fratellanza non può essere decretata per legge, ma deve emanare da noi stessi. Oggi si assiste ad una frattura della fratellanza che ci provoca un dolore,
ma un dolore al quale però siamo anestetizzati. C'è proprio questa anestesia nei confronti delle situazioni di odio, di violenza. Quindi, ecco, la strada da percorrere è quella che ci indica la carta di Assisi, che rappresenta proprio un ponte, un orizzonte. Però, come ci ricordava anche la signora Alessandra Trotta, moderatora della Tavola Valdese, lei si è soffermata proprio sul valore delle parole e ha detto: d'accordo, noi dobbiamo combattere le parole dell'odio, però dobbiamo anche imparare, riesercitarci nell'utilizzare le parole che hanno un senso positivo. Quindi le parole spesso possono guarire, possono curare. Dobbiamo riesercitarci in queste parole, ecco, nella capacità di usare parole che aprono in senso positivo, quindi bloccare le parole dell'odio, ma utilizzare anche le parole che curano, che sanano, che uniscono e non dividono. Infine, un'altra espressione che vi posso comunicare di Giuseppe Giulietti, in questo caso in realtà ha detto molte cose, però ecco, molto chiaramente lui ha detto: questa carta di Assisi rappresenta una liberazione dalla cultura del me ne frego e imparare, ci invita ad imparare a sentire le ferite degli altri come le nostre. La carta di Assisi è un impegno, prevede un'azione, l'azione di tutti, quindi è un po' una sorta di un viaggio, l'inizio di un viaggio per impegnare noi stessi, i giornalisti, le comunità religiose, le parrocchie, i centri civici e sociali, un impegno quotidiano per portare questa carta di Assisi ovunque. Tutti coloro che vogliono vivere di ponti e preferiscono i ponti ai muri e non temono solo il virus attuale, ma il virus che attacca la nostra Costituzione, hanno il dovere di fare questo percorso insieme. Termina qui la mia relazione, io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto con queste parole: uniti nello spirito, uniti nell'amore. Arrivederci.